una piccola voce, un becero caprino della voce, ma non è perché è bella finché vuoi il timbro. Alle volte, quando idealizzi troppo un tuo mito, ne finisci per imitare i difetti. Un po' come i soprani che vogliono imitare la Callas, e allora vengono fuori questi suoni di gatta, o di questi 3-4 colori di voce che avevi, perché è come un caricaturista, quando devi vedere una persona ne esasperi i difetti. Naso lungo come il mio diventa ancora più lungo, capisci? Ne esasperi i difetti, per cui viene fuori quella persona. Sì. Allora, mentre nel contesto dell'artista, del protagonista, del personaggio vero e proprio, fanno parte di questa figura e vengono accettati, perché nell'insieme nessuno di noi è perfetto, quando invece diventa grottesco, perché vengono esasperati i difetti, i nei, capisci? Invece noi dobbiamo riuscire a filtrare i pregi delle persone, delle cose che si possono dare. Anche una brutta voce si può dare qualcosa, perché dici, così non devo cantare, capisci? Anche quello è costruttivo. Certo. Ancora. Consumi fiato, è più tranquillo. Ho cercato stamattina di fare tutto sulla N. No! Sì. Di portarla sì. Tutta più avanti. Basta di non confondere e buttarla nel naso, eh. Basta no, di... non è. Ecco. No. Serena, non un'aria preoccupata, anche il modo di guardare ti dà, capisci? Convinzione. Esce convinto, nello stesso tempo luce negli occhi, devo vedere. Hai capito? È proprio una questione psicologica anche.
noi siamo strumenti aperti. Dobbiamo sempre come soffiare su qualcosa, e questo soffio viene da qua, parte il patto riproduttore, l'abbiamo qui, ci sono altri apparati riproduttori, ma non c'entrano in questo caso. E noi facciamo anche la cassa acustica, capisci? Sì. Allora, strumenti a fiato. Questo soffio è sempre più dentro. Esatto, sì. Ancora. Sì, adesso ti mostro quello che so fare, non importa come viene, ma verrà. Hai capito? Con aria vincente, eh? Sì, e sicuro di te stesso.